Amici sportivi, amici fantallenatori, buongiorno, bentrovati dal vostro veterano del fantacalcio. Siamo collegati ancora da Malta, se riesco giovedì in concomitanza della semifinale di Under 19, Europeo Under 19 tra Spagna e Italia, che si svolge proprio qui a Malta, cercherò di andare a vedere la partita cercando di dare spunti importanti, interessanti per i migliori giovani per il prossimo fantacalcio. Siamo collegati da questa bellissima baia, un grazie di cuore a tutti voi che state seguendo il veterano con così grande costanza. Vi ricordo di utilizzare il link qui sotto di Fantalab per appunto accedere all'area Fantalab tramite il veterano e se vorrete accedere anche alla funzione premium per avere tutti i vantaggi esclusivi. Oggi vi faccio conoscere un po' meglio appunto Fantalab, perché è la novità dell'estate, è arrivata anche l'app. Già dall'anno scorso il veterano ha dato supporto a Fantalab, è vicendevole. In questa fase diamo il massimo tutti noi per cercare di supportare Fantalab per questo progetto davvero interessante, unico e innovativo nel genere del fantacalcio italiano. Parliamo dunque di statistiche avanzate in questa fase per capire esattamente di cosa stiamo parlando. Una parte dell'app veramente molto molto interessante che può aiutarci prima dell'asta, durante l'asta e anche dopo l'asta per gestire meglio tutta la stagione del nostro fantacalcio. Vediamo appunto che se andate nella sezione strategia potete visualizzare le statistiche avanzate di ciascun giocatore di Serie A, sempre aggiornate in modo da poter tenere sempre traccia del rendimento del giocatore da tutti i punti di vista. In questo caso vedete Osimhen ad esempio come stava andando l'anno scorso, come media voto, fanta media voto degli ultimi 5 match, partite a voto oltre 6,5, minuti giocati, gol, tiri a partita, gol a partita, veramente tutte le statistiche più interessanti e potete filtrarle e poi eventualmente anche utilizzarle per il vostro fantacalcio, per la vostra asta imminente, ormai che sarà appunto tanti di voi tra un mesetto avranno le aste a più non posso. Come funziona però? Avete a disposizione tantissime statistiche, 40 al momento, fantacalcio, statistiche generali, offensive e difensive o per il portiere, e per ciascuna di esse ci sono sia i risultati complessivi sia il ranking rispetto alla Serie A. Quindi un giocatore come Rabiot ha fatto 4 gol di testa, è primo nella statistica per i gol di testa, però magari ha preso 9 cartellini dal 147esimo per appunto cartellini presi in Serie A, quindi avrà dei verdi, dei rossi o dei gialli in base appunto al ranking complessivo, e già anche a livello visivo potete capire esattamente come si sta comportando questo giocatore, e vi è molto, molto utile sicuramente per anche pianificare la vostra asta fantacalcio. Quindi punto 3 è proprio questo. Andiamo alla slide numero 4, come funziona? Perché oltre alle statistiche avete anche rimportato direttamente la heat map dei giocatori per capire esattamente le zone di campo che sono andate a calcare e con che frequenza. Quindi un giallo tenue è una zona che viene calcata raramente, quindi ad esempio Osimhen torna in fase difensiva magari sui calci d'angolo, però prevalentemente utilizza l'area di rigore, quindi gli ultimi 11-16 metri, oppure anche le fasi di destra o di sinistra. Quindi potete scovare esattamente eventuali bug di fantacalcio, quindi ad esempio magari gli esterni della Lazio che giocano in fase offensiva sono gli stati centrocampisti, eventualmente possono essere acquistati perché hanno sicuramente un'opzione importante come valore aggiunto, piuttosto che gli esterni del Torino magari in un 3-5-2 della nuova futuribile, non so, magari Doig, che sono gli stati difensori. In questo caso dobbiamo piombarci abbastanza velocemente ad acquistare questi giocatori, sempre salvo la strategia di diversificazione, sempre salvo appunto il nostro budget, però sono sicuramente informazioni molto molto importanti per il nostro fantacalcio. Ultimo punto, anzi penultimo punto, che è il punto 5, riguarda le statistiche durante la stagione in corso. Di torta, quante informazioni avete a disposizione, quindi più è vicino al cerchio totale, più questo giocatore sarà importante per il fantacalcio, più le fettine di torta si rimpiccioliscono e diventano magari da verdi a arancioni o rosse, in questo caso diventano più problematiche per il fantacalcio. Quindi in questo caso abbiamo recuperato un giocatore che ha fatto molto molto bene l'anno scorso, sta a voi scoprire chi è, però vedete media voto e fanta media voto uno dei migliori, così come anche a livello di realizzazione, frequenza, bonus. In questo caso vedete appunto ci sono tante torte che sono effettivamente molto molto ampie, la più piccola comunque rimane sempre verdi, e verde che riguarda il fair play, però in questo caso sicuramente ci aiuta per anche a livello visivo capire come andare a parare. Poi se voi fate sotto nel grafico istogrammi media voto, vedete come sta andando, poi potete fare per bonus, per fanta media voto, per quotazione o per cartellini, e poi di fianco come presenze, quante volte ha giocato il titolare, quante volte è subentrato, quante volte è stato infortunato, eccetera eccetera. Sono informazioni che vi possono dare anche solamente a livello macro delle informazioni molto importanti per il fantacalcio. Quindi ripeto, queste sono le statistiche durante l'anno in corso che però possono essere anche utilizzate
fase di strategia, di pianificazione, magari preparando una quota 100 per il fantacalcio. Ultimo punto che volevo farvi vedere riguarda i nuovi acquisti, in questo caso Fantalab fornisce, in questo caso di Thuram, anche tutte le statistiche degli anni passati dei giocatori provenienti da altri campionati, quindi non è assolutamente una banalità questa, anzi, soprattutto per giocatori che si conoscono poco o che magari non hanno utilizzato, non hanno calcato già la Serie A, possono essere importanti. Chiaramente dobbiamo fare un po' di tara rispetto al campionato di Serie A, quindi in questo caso la Bundesliga, magari la media voto, un fanta media voto delle ultime 5 match, magari non ce l'abbiamo, però tutte le altre informazioni ce le abbiamo a portata di mano ed effettivamente vediamo che anche Marcus Thuram è un giocatore che effettivamente ha dei pallini verdi molto interessanti per il fantacalcio, può essere utile anche perché andiamo a paragonare la Serie A con la Bundesliga, quindi non andiamo a paragonare campionati effettivamente molto differenti, ecco. Quindi chiaramente la Bundesliga magari a livello di competizione è un po' più semplice della Serie A, quindi facciamo una tara magari a ribasso. Se fosse arrivato un giocatore della Premier League con questi numeri, evidentemente poteva avere ancora un appeal maggiore, però sicuramente abbiamo già una base di partenza su cui poggiare le nostre solide basi per il fantacalcio, e per questo motivo vi ricordo che tutto poi verrà memorizzato, potrete importare le strategie degli esperti, in questo caso quella del veterano è quella che chiaramente vado a consigliarvi, ma non disegnate chiaramente anche quelle degli altri youtuber, fanta youtuber, che possono essere molto interessanti per il fantacalcio, però ecco, sono intanto un mondo che sta venendo fuori e il consiglio è quello di sfruttarlo appieno, quindi sfruttarlo tramite non solo le funzioni, quelle di base, ma anche quelle premium. Chiaramente hanno un prezzo, ma effettivamente sono opzioni che possono aiutarvi tantissimo nel corso dell'anno e sono evidentemente anche opzioni che sono abbastanza economiche, visto appunto il prezzo molto molto limitato. Io per questo motivo qui sotto vi lascio il link di Fantalab, quello che va a canalizzare le informazioni sul canale del veterano, voi utilizzatelo intanto per scoprirlo, vi registrate e poi se vi piace utilizzate anche la parte che riguarda la premium. Questo e altri sono gli strumenti che sono a disposizione su Fantalab. Appena uscirà il listone del fantacalcio, chiaramente verrà pubblicata anche la mia strategia. La strategia vi è molto utile perché vi dà delle informazioni importanti, non solo quelle che possono essere le fasce, ma sicuramente i commenti che posso darvi anche per il fantacalcio su ogni giocatore e anche alcuni flash, no, di promemoria sui giocatori che possono essere magari utilizzabili per, come giocatori che sono da bonus, giocatori che sono incostanti, giocatori che sono sicurezze, e poi soprattutto oltre alla mia previsione per la percentuale di fantacalcio da spesa, di spesa da budget, anche quello che sta avvenendo in tempo reale su tutte le aste d'Italia come prezzo medio d'acquisto. Quindi se anche voi magari andate a fare un'asta un po' con poco studio, avete quantomeno delle bussole su cui andare a tarare per quanto riguarda la previsione di spesa del giocatore. Quindi ad esempio se un Marcus Thuram sta viaggiando a una media del 6% in Italia, evidentemente se voi lo acquistate all'1% è un affare, se lo andate ad acquistare al 13% cominciate a farvi qualche campanello d'allarme, soprattutto se non avete studiato la strategia per il prossimo fantacalcio. Io spero di avervi dato supporto su questo fantastico, fantastica applicazione, vi aspetto presto sul canale, abbonatevi e registratevi su Fantalab tramite il link qui sotto. Un abbraccio a tutti voi, buon fantacalcio e buono studio, un saluto da Malta, ciao ragazzi!